Ripensare la funzione di Faenza all'interno dell'offerta turistico-culturale della regione. Fare sistema, creare una rete condivisa di obiettivi, realizzando punti attrattivi specializzati in un determinato campo. Incontro al Museo del Risorgimento dedicato alla cultura per parlare dei prossimi investimenti e delle prossime politiche che domineranno il territorio della Romagna Faentina. Presente l'assessore regionale Massimo Mezzetti, che ha sottolineato l'importanza degli investimenti della regione in campo culturale. Siamo in un passaggio chiave, io credo molto importante, perché i sistemi delle reti culturali italiane si stanno trasformando, si stanno adattando ad un modello, ad un sistema nel quale le città metropolitane, i grandi centri europei stanno attraendo sempre con più forza e più energia talenti, idee, produzioni, progettualità artistiche. Dobbiamo Faenza, insieme alle altre realtà, io credo, di provincia come noi, ripensare la nostra funzione in questo nuovo sistema. E quindi io credo che abbiamo un'opportunità importante, perché nelle realtà come Faenza esiste un unicum culturale profondo, un rapporto con le radici, con l'identità molto forte. Dobbiamo fare in modo che queste radici, questa identità, questa soggettività possa svolgere una funzione forte nei livelli più alti, nazionali ed europei. Per fare questo è necessario tenere insieme il rapporto tra le radici e la contemporaneità e soprattutto lavorare in sistema, lavorare in sinergia, lavorare con menti, finestre, idee, file aperti. E quindi io credo che dobbiamo sempre di più lavorare insieme alle altre realtà della Romagna, dobbiamo lavorare sempre di più insieme al sistema regione e insieme io credo possiamo svolgere una funzione importante. Da tempo abbiamo preso una strada che è quella di mettere al centro la cultura come volano dello sviluppo, quindi la cultura che produce sviluppo, che produce impresa creativa, che produce quindi anche occupazione, nuova e buona occupazione. Ovviamente la cultura ha un valore intrinseco in sé. La cultura riesce a costruire un'idea di relazioni sociali, di relazioni fra gli individui, fra le persone, sulla base della crescita di individui responsabili, di persone responsabili che grazie alla cultura acquisiscono appunto piena coscienza di sé. Ma la cultura è anche appunto un'opportunità di sviluppo di nuovo, di diverso sviluppo e di crescita delle nostre comunità nella direzione appunto di un'impresa creativa, un'impresa culturale che non sostituisce il manifatturiero e il metalmeccanico ovviamente, ma lo può affiancare e farci uscire dalla crisi con un'idea nuova appunto di economia circolare in cui la cultura e la creatività diventano un fattore fondamentale. Con l'input che avete dato è chiaro, fare sistema, allargare sempre di più il territorio per attrarre sempre più massa. Sì, è importante questo, perché nel fare sistema, nel fare rete, si punta ad una, non a una cancellazione delle autonomie e delle singole unità, ma la capacità di aggregare anche diverse esperienze, diversi percorsi che mettendosi insieme possono produrre una maggiore qualità dell'offerta e possono aggregare territori e soggetti omogenei per aree di intervento e di genere, il che solitamente appunto crea una maggior massa critica più competitiva in campo sia culturale che in campo anche economico. Palazzo delle Esposizioni, IAT, Ente Ceramica, Museo del Risorgimento saranno questi gli investimenti del prossimo futuro? Sì, questi sono luoghi sui quali investire energie, idee e anche risorse. Sono luoghi nei quali poter fare produzione culturale, poter fare aggregazione legata ai temi della cultura e fare ovviamente anche esposizione, organizzazione di eventi. Ecco, sono luoghi nei quali si possono essere contenute queste tre grandi dimensioni. Io credo che la sfida di cui parlavo anche prima in futuro sarà nella capacità dei territori di contenere queste situazioni, fare in modo che la cultura sia per tutti, sia convivenza, sia socialità, ma allo stesso tempo sappia organizzare eventi di spessore, ma soprattutto sappia produrre. Per fare questo è importante avere luoghi dove è possibile sviluppare con qualità questi progetti.